Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti, nuovo video, vlog barra che criccio, come state? Io piuttosto bene, e niente. Dunque, io oggi è una bella giornata e io andavo a fare un video per farvi compagnia. Dunque, sono qua in sala, come vedete, dietro di me, il background dietro di me c'è la credenza, ma vabbè. E nulla, ci troviamo a fare questo video un po' casereccio così, a parlare un po'. Dunque, io, sì vabbè, tra un po' arriva mia nonna, non potrebbe registrare, ma vabbè. E niente, che dire, volevo solo parlare un po' di alcune cose, dirvi che sto riuscendo a registrare, cioè non riesco a registrare più video, ma voglio riuscire perché voglio essere più attiva che mai qua su YouTube. Non so quanto riuscirò e se riuscirò, perché ogni qualvolta provo a registrare un video, lo so che non è uno studio, non è un nulla, ma è la mia casa e tu puntualmente vengo interrotta. Sì, lo so, è normale, ma boh, portate pazienza, ma come dite voi, lo so, ho la mia vita, ma quanto sta diventando complicato per noi youtuber registrare, vero? Sta diventando molto complicato registrare. Ditemi voi se è normale, non lo so. Quanto normale sia, non ne ho idea, ma vabbè, nulla. E quindi mi farò piacere questa cosa che registro quando posso e quando riesco, appunto. Quando posso, quando riesco, la stessa cosa, vero? Sì. Però, questo è. Già, che ho intenso di fare oggi? Non so se esco fuori a fare un video, cioè a portarvi con me, a portare il telefono con me, a fare una bella passeggiata, o seppure, non lo so, resto a casa, no, forse esco fuori, non lo so, si vedrà cosa dice la mia testolina, non ne ho veramente la più pallida idea. Già, adesso il telefono ce l'ho posizionato affiancato all'agenda di mia nonna, a un'agenda di mia nonna, una delle agende di mia nonna, e tra l'altro il telefono è sopra la tavola, ma vabbè, dettagli e niente. Ho spento la TV, se no non mi sentivate, quindi va bene lo stesso, ragazze. E per quanto riguarda i piatti della colazione, tra poco li devo fare, quindi un plus in più, diciamo, a dopo. Intanto mia nonna continua a ammazzare le mosche, come se non ci fosse un domani. Ma va bene lo stesso, perché le mosche mi danno un fastidio che non vi dico. Aspettate un attimo, scusate. Ops, scusate. Allora, volevo registrare, ma mi è caduto il telefono. Perdonatemi, forse lo taglio un pezzo, non lo so. Comunque, ops, allora, è partita una chiamata perché stavo parlando a una signora del panettiere, quindi vabbè, niente, ve lo spiego dopo. Praticamente era per i tagli del lavoro a una signora che viene per noi a pulire casa e farla andare dalla panetteria a pulire la panetteria, appunto. Sì, lo so, dietro vedete una mosca, come ho anticipato, perché mia nonna le vuole tutte ammazzare queste povere mosche, ma vabbè, è diventata la killer delle mosche mia nonna, vabbè, no comment, lasciamo stare che è meglio, niente, a dopo. Allora niente, non ho cambiato il programma, oddio che capelli allucinanti che ho, vabbè, no comment, l'avevo cambiato di programma, li lavo a mezzogiorno perché adesso sono troppo pochi, ma vabbè, non importa. E non so se devo uscire, ma perché mia nonna purtroppo non sta bene, quindi mi sa che mi sto a casa e faccio questo video piccolo che dice in casa. Però non toglie nulla, toglie che mi sa che mi tocca fare il letto. Voi non lo vedete, ma ho il letto molto sconcio, e quindi vabbè, nulla. Tanto per dirvi a voi che
la camera non è ben messa, cioè da una parte è ben messa, ma dall'altra c'è il letto sconcio, tutto sfatto, vabbè. Ditemi voi se è una cosa normale avere il letto tutto sconcio. Vabbè, niente. Sì, metto la mano per vedere che il letto è tutto sconcio, ma tanto si vede lo stesso. Vabbè, niente. Quindi alla fin dei conti cosa devo fare? Nulla. Mi sa che faccio un po' di spuntino, sì, ma mattutino. E nel frattempo guardo anche il vostro video su YouTube e vediamo un po' come si svolge la mattinata. Già. Attendete un secondo, aspettate. Il ristorante portato è in punto avanti anche grazie al mio, alla mia mente, perché in realtà, diciamo la tutta, la mente imprenditoriale ce l'ho sempre avuta, infatti questa è la conferma oggi che sono da noi successo e lui no. Io ho sempre visto, grazie a me, perché in effetti io per fare questo passo, io ho venduto tutto ciò che avevo, io ho investito più di 500.000 dollari. Lei ha quantomeno un'unità di 500.000, io qua. Poi la fortuna è stata pure che il ristorante ha funzionato, perché l'idea le avevo io. È vero, lui mi ha affiancato, perché tutte le voi mi ha affiancato. A quel punto lì è successo pure che è andato così bene. Abbiamo deciso di vantarmi, io volevo ripartire una nuova iniziativa, l'ho voluto vendere e ho ricavato 900.000 dollari. Nonostante lei fosse contraria, lo dico, era contraria a questo, ma con il ricavato di questa vendita, io volevo ripartire con un nuovo acquacchio da mare, da moglie e poi ovviamente anche per i miei figli. Quindi questo sogno che ho realizzato, l'ho fatto senza voi, sto qui accanto ad abbandonare me, no, quell'altra, io sto parlando. Piano, no, piano. Allora, raga, sto bevendo un sorso di tè di pera e sabato andrò a farmi le unghie e il viso, la ceretta al viso, le unghie, per cambiare un po' ovviamente il colore. Non so ancora cosa sceglierò, se sceglierò il rosso o che cosa, vediamo. E nel frattempo faccio una bella chiacchierata con la mia estetista. Nulla, quindi vediamo se riesco a andare dall'estetista, prendere appuntamento, forse lo prenderò in privato questo appuntamento dalla mia estetista, vediamo un po'. Questa pera è molto buona, succo d'espar, molto buona, succo di polpa d'espar, già. Molto buona. Quindi alla fine della fiera non ho lavato i piatti perché sono pochi, potrei anche lavarli, ma non c'ho voglia perché c'è la pelle bruciata. Boh, vabbè, questo sole è un po' inquietante. Già, questo sole è molto inquietante. Buonissimo questa pera. Di qua e poi ovviamente continuo a parlare con voi. Dunque, in questi giorni volevo fare altri video recensioni, ma non so altro di che cosa potrei recensirvi, ma ci penso su, ok? E niente,
oggi, quindi non me la sento di riuscire a lasciare sola mia nonna, perché se la lascio sola, come vale a dire, lasciarla in balia dei suoi mali, del suo malessere, quindi me la tengo stretta a me, ovvero sta ammazzando le mosche in questo momento, sta quasi spazzando, però vabbè. Però ad ogni modo non me la sento di lasciarla sola a casa, quindi ho preferito più, come dire, cercare di farle compagnia e di starle a fianco. Insomma, poche parole, di godermela, perché quando sta male preferisco stare lì con lei. Sì, è vero, sono una egoista, sarei un egoista a uscire e lasciarla da sola, invece no. Non sono, sono un egoista e me la... La sto qua a fianco, cioè me la... Cerco di stare qua a casa, in poche parole, e di farle compagnia mentre sta così male. Non sta malissimo, però ha qualche piccolo capogiro, quindi eviterei di uscire quando lei non sta bene. Di farle più compagnia possibile, ecco qua. E quindi nulla, un quarto forum, Barbara Palombelli, e passa la paura. Già. Oggi penso che non so cosa cavolo mangerò, non ne ho idea. Insalata? Non lo so, si vedrà. Ancora sono ancora a farvi cosa mangerò in un giorno. Non lo so quando lo farò. Si vedrà, si vedrà. Il tema di oggi è Barbara Palombelli, crochard che fallisce da imprenditore. Vabbè, no comment, lasciamo stare che è meglio. E vabbè. Ad un certo punto però Gianluca ha deciso di riprendere l'attività per tornare in Italia e ha liquidato. Cioè, così è. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto io vi lascio qua, perché non so quanto potrà durare questo video, e ci vediamo al prossimo video. Mettete un like, il supporto, un commento, attivate la campanella e seguitemi su tutti gli altri social. Ciao, resto un bacio, tanto continuo a guardarmi Giulia Pulcini. Ciao, buona giornata a tutte.